Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno Baldo, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Mimmo, come ciao, stai? Baldo. Hai visto le frecce tricolori? Ma chi può dirlo? C'era Gervinho dietro, hai visto? Da Gervinho quale però? Ti faccio subito una domanda a bruciapelo. Sì, bruciacapello. Ma Gervinho vogliamo tenere? Ditemi spassionatamente. Io personalmente no, io nemmeno. Ok. No, io sono d'accordo con voi, io ne cambierei quasi tutti, quindi figurati un po'. Vogliamo iniziare però... col giochino? Io no, se vuole stare a disposizione, quale... però. Giochino. Quale, scusa, restare a fare cosa, Ubaldo? Ah, no, a disposizione, poi negli ultimi 20-25 minuti è la squadra che deve ripartire in contropiede. Pensa che veramente il calcio è una storia infinita. Lo scorso anno di questi tempi, o giù di lì, Gervinho batteva cassa, ve lo ricordate, no? Sì, sì. Perché voleva l'aumento per quello che aveva fatto durante il campionato. È arrivato anche in ritardo, Mimmo. Poi ce n'è andato, è arrivato in ritardo, poi una volta un'altra è tornata adesso. Se tu chiedi un pochino in giro, su 10 persone credo che 8 o anche 9 ti dicano no, no. Se c'è la possibilità di venderlo e faccio un po' di soldi, che venga accompagnato serenamente al cancellone verde di Trigoria. È così il calcio, cambia da un giorno all'altro, da un momento all'altro, e come sempre quello che decide poi tutto sono i risultati, il rendimento in questo caso, visto che si sta parlando di un calciatore. Però insomma mi sembra che se la Roma dovesse cedere Gervinho, non, insomma, tanta gente non si strapperebbe i capelli, ma non soltanto Gervinho. Comunque appunto Mimmo, tanti punti interrogativi, perché qua è finita la stagione, ma non è mai finita, perché devi stare sempre sul pezzo, quindi i punti interrogativi ci possono essere adesso quelli di Castan, di Strottman, il discorso di Maicon, la situazione di Nainggolan. Sono tanti, che ne hai dimenticato uno. No, ti dico che si chiama Rudy Garcia, che mi sembra quello appunto proprio quello. Com'è la situazione? Questi giorni non ci siamo sentiti, nel senso. Però questo, scusa Mimmo, poi ti lasciavo. Questo al di là di Garcia, capito? Queste ci sono, le devi fare. Assolutamente sì. Però è chiaro che tu devi prima sapere chi sarà la guida tecnica, e poi dopo farai un mercato che vada bene per tutti i tecnici del mondo, ma che in qualche modo sia anche legato al tuo allenatore. In questo momento, visto che non ci siamo sentiti, se non ricordo male, dopo la conferenza stampa di Garcia di sabato scorso, voglio sapere un po' il tuo pensiero, Ubaldo, cioè riuscire a capire, tu sei allenatore, diciamo, anche se qualcuno se lo dimentica, ma tu insomma sei allenatore di prima categoria. Io ti chiedo che perché un allenatore si comporta in quel modo? Tu che idea ti sei fatto dell'uscita in quel modo di Garcia? Per creare una situazione, non so, nella sua testa, però non favorevole all'ambiente stesso. Cioè lui per creare una situazione che vada a suo vantaggio o a vantaggio della... Ma neanche a suo vantaggio, perché mi pare che poi la piazza, gran parte della piazza, diciamo... Beh, però insomma gran parte della piazza è contro, ma lui ha sempre un contratto fino al 2018, prende 6 milioni di euro di l'anno, quindi insomma... Voglio dire, non è che... Ma non sono da uscite da fare queste, assolutamente, anche se il tuo pensiero lo confronti con la società. Ma su questo siamo d'accordo e tutti, ha trovato... Ma io veramente sto cercando di capire... Dove vuole arrivare? No, esatto, perché? Perché ha detto queste cose? Voleva mettere la società alle spalle al muro, voleva avere un tornaconto personale, è stato lui paraculo perché ha messo le mani avanti, ne abbiamo dette di tutti i tipi. Però ognuna mi sembra convincente, però non come ti posso dire, da metterci la mano sul fuoco, quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Adesso si guarda con grande attenzione a questo incontro che ci sarà giovedì a Londra, che fra altre cose è stato pubblicizzato da Garcia, e la società, insomma ormai l'avete capito, non è rimasta molto contenta che Garcia abbia detto queste cose pubblicamente. Sì, sì. E ti devo anche aggiungere un'altra cosa, che Garcia a questo incontro di fatto non doveva partecipare. Il fatto che lui abbia detto questa cosa è come se si fosse quasi autoinvitato. Allora, facendo tutta questa serie di ragionamenti, Luca, seguimi, perché tu sto seguendo benissimo, Mimmo. Anzi, ma stai dando degli elementi in più fondamentali. No, ti dico, nel momento in cui uno vuole esserci e fa di tutto, crea le situazioni affinché poi siano quelle e non siano altre,
io continuo ancora a chiedermi come, che cosa, dove vuole arrivare Garcia, non lo so, questo francamente mi sfugge, però tutto c'è un limite, nel senso che se anche un allenatore vuole forzare un pochino la mano, no? E dire, ma siccome io ho visto che già mi avete fatto fuori, il preparatore atletico che è mio amico e stava con me alle mani, avete messo un altro che sta bene a voi, siccome volete fare fuori questo e quest'altro, allora probabilmente Garcia ha cominciato a mettere un pochino le mani in avanti e giocare anche con la propria posizione, nel senso, io vi dico questo, non vi sta bene? Cacciatemi. Cioè, però se rimango, se fa così. Vedi, Ubaldo, come non pensare che un pochino abbia messo la società con le spalle al muro? Ma chi ci rimette così, o chi ne guadagna? No, di certo non ci guadagna la serenità dei tifosi. Ma no, ma visto che lui dopo si deve rapportare, lavorare con la squadra e deve convivere anche e condividere con la società intesa poi con i dirigenti, che fai? Due gruppi, tre gruppi separati? No, io ritengo che lui abbia voluto fare questo, penso, cioè analizzando tutte le cose, che lui abbia voluto, come posso dire, fatemi la squadra forte. Perché questa non è una squadra forte, ok? Se la società non dovesse fargliela, allora lui comunque avrebbe avuto ragione nel dire queste cose, no? Perché lo vedete, non hanno fatto la squadra forte. Mi cacciate per quale motivo? Perché io vi ho detto che serve fare una squadra forte, oppure perché ho detto che arriveremo sicuramente secondi, oppure che non ci sono le risorse per fare una grande squadra. La squadra forte tu intendi vincente? Beh, una squadra che qualche modo possa vincere qualche cosa. Io ti faccio una piccola analisi statistica. La proprietà americana da 4 anni ormai, no Luca, correggimi se sbaglio, non ha portato a casa ancora neanche un trofeo. Niente. No, che la storia della Roma è chiaro, no? Sia piena la bacheca, sia stracolma e non ci sia più posto dove mettere le coppe e le coppette, però magari, no, qualche cosa la proprietà si aspettava. E allora forse anche questo è uno dei tanti ragionamenti che verranno fatti. Quest'anno si era detto sicuramente dovremmo portare a casa qualche cosa e non è successo. L'allenatore dice queste cose, adesso proviamo a rivoltare un attimo la faccenda e lo chiedo a tutte e due. Se voi foste Pallotta, spiegate un po' come vi comportereste nei confronti di Garcia. Proviamo a pensare, ognuno dice io così e io così, dai vediamo Ubaldo, dai. Non lo so, io Pallotta mi relaziono molto di più con i dirigenti che con Garcia, no? Perché esatto. Però tu giovedì a Londra c'hai l'allenatore che ha detto qui c'è una lira. Ma come ragionano gli americani in generale? Gli americani ragionano che se tu non mi produci io te caccio. Allora. Però non è solo un discorso rivolto a Garcia, allora può essere pure un discorso rivolto a Sabatini questo. Assolutamente sì, però ti dicono tutti, tu che cosa avevi chiesto? La Champions League o di vincere assolutamente lo scudetto? Secondo quello che ci ricordiamo tutti, Pallotta non aveva chiesto di vincere lo scudetto, ma l'obiettivo era quello di continuare a giocare per alcuni anni consecutivi in Champions League. Ci sono anche le dichiarazioni di Pallotta, no? Sì. Quindi se noi dobbiamo prendere questo come parametro di riferimento, sia Garcia che Sabatini potrebbero dire a Pallotta abbiamo fatto il nostro dovere. Poi però c'è un altro discorso: un presidente come si relaziona con un proprio dipendente che dice qui non ci sono le risorse, bisogna vendere prima di comprare e cosettine di questo genere, che dà un'immagine un po' micragnosa della società, no, ma anche rassegnata, per dire il distacco, la Juventus irraggiungibile, il distacco l'anno prossimo sarà ancora no, ma anche quello che mi ha fatto capire a me, perlomeno la sensazione, mi ha detto che è tutto fermo qua, cioè è fermo, o che soprattutto non sono stati fatti e neanche iniziato qualcosa. Lei dice che stiamo iniziando con grande difficoltà, è vero, però siamo su un percorso, capito? No, sembra che è tutto fermo. Sembra che è tutto fermo perché poi alla fine non sono arrivati i risultati e io mi metto un attimo nei panni di Garcia. Penso che tutta una serie di investimenti di un certo tipo che sono stati fatti dalla società, probabilmente se fossero stati evitati e tutte quelle risorse se fossero state
convogliate da un'altra parte, probabilmente, non ho la certezza, ma probabilmente ci sarebbero stati altri risultati. Ti dico, noi non abbiamo parlato in questi giorni perché abbiamo parlato di tante altre cose, però a me le dichiarazioni di Garcia hanno stupito e tutto quello che insomma c'è stato poi dietro, però io non vi nego che la notizia che più mi ha sorpreso negli ultimi giorni è stato sapere il costo del ragazzo Sergio Diaz, classe 98, che la Roma prende dal Cerro Porteño. 8 milioni di euro, tra una cosa e l'altra. Forse troppi. Allora io dico, se la Roma spende 8 milioni di euro, 2 più 6 o cose di questo genere, per un ragazzo del 98, poi spende quello che spende per Ucian, no? Un tot più un altro tot. Se poi la società spende 13 più e mezzo più 1,5 per Dumbia, tanto per fare dei conti, possibile che allora non si possa andare a prendere un calciatore che te faccia realmente la differenza? Io non so se è questo il ragionamento di Garcia, non lo so, però ti dico che se io vedo che la mia società ha la possibilità di mettere mano al portafoglio, anche se, come posso dire, con pagamenti sempre dilazionati e quindi portando a bilancio determinate cifre che non sono poi quelle complessive del costo del calciatore, ma mettendo una piccola fetta, ma comunque lavorando così e facendo bene, ovviamente, perché questo ti consente la legge e questo devi fare, lo fai molto bene. Però io mi chiedo, se tu spendi tanto per questo, un altro pochetto per quest'altro, un altro, possibile che non si arrivi a prendere il calciatore o i calciatori che realmente ti servono? Questo è una, allora, facciamo proprio fuori dai denti, no? Ok, prendiamo il reparto d'attacco, ok, di questo attuale. Voi mi dite chi non caccereste di quelli che ci sono adesso? Un capitano. Per ovvi motivi, 40 anni non è sul mercato, non è spendibile. Io gli altri mi tengo, gli altri li mendo tutti via. I turbe, certo. Non ci faccio niente, perché è dimostrato che non ci faccio niente. Jajic non è un calciatore che ti fa vincere gli scudetti, anche se te fa 8-9 gol al campionato. Però nel momento in cui Jajic è il miglior cannoniere della squadra, vuol dire che la squadra ha dei problemi serissimi in attacco, ma clamorosamente grandi. Allora che ce fai? Che ce fai degli Jajic? Che ce fai dei Destro? Che ce fai dei, come si chiama? Dei Dumbia? Che ce fai dei Barbo? I Barbo nominalmente viene considerato un attaccante, ok? Un attaccante che fa 2 gol al campionato, non è un attaccante. Gervinho, adesso non mi prendete per solito, ma Pavoletti ha fatto 4 volte i gol di Gervinho. Pavoletti, tu dici al 50, 80, 60% non so, dei tifosi che seguono il calcio, Pavoletti chi? Ti rispondono. Ilicic alla Fiorentina, che viene considerato una mezza sega, tenuto lì tanto perché non si sa come si fa a starci, ha fatto 8 gol. Che significa 6 gol in più di Gervinho e 6 gol più di Dumbia. E non te vado a parlare di Glick, non te vado a parlare di altri. Mi rendo conto che è troppo facile far così, no? È anche comodo usare questi termini di paragone. Però è così, però questa è la realtà. Tu lì devi metterci le mani pesantemente sull'attacco. E che cosa fai? Riparti da Ponce, dimmelo te Luca, che Lola Ponce e Sergio Diaz. Ponce. Parapa Ponce. Poverino, un ragazzino del 98 che se viene pagato 2 più 6 vuol dire che ci saranno, sicuramente ci saranno grandi aspettative sul suo conto. Ma è normale. Se no rifama la fine del nuovo Ibrahimovic, eh? Berisha, voi ricordate? Beh, sì. Sparito, sì, dimenticato. Sì, sì. Mimmo, torno alla tua questione originale. Io chiederei ai miei due dirigenti. No, ai miei due dirigenti chiedo: si può prendere uno meglio di Rudy Garcia? Se sì, lo prendo, altrimenti accontentatelo. Vediamo, oppure andiamo incontro, vediamoci e arriviamo. Ma a non punto si tratta, d'incontro. Scusa, Luca, un punto d'incontro, no? No, meglio di lui, uno che condivida il nostro pensiero, le nostre strategie. Perché qua mi sembra che Garcia non condivida le strategie. No, sì, non no. È che non è meglio o peggio. Non la fa così semplice, però deve no, essere pure io bravo. Te la faccio ancora più semplice. Guarda, Luca, io sono abituato proprio terra a terra. Sì. Può la Roma oggi mettere sul piatto dei soldi in uscita 17 milioni di euro lordi e pagare un allenatore?
e mandarlo via? No, no. E allora? Cioè, se la Roma pensa, cioè, io non vorrei che aspetta, perché diciamole bene le cose. Allora, se la Roma caccia Rudy Garcia, deve a Rudy Garcia 17 milioni di euro lordi. Vabbè, gli deve lo stipendio, poi magari trova un'altra squadra e a quel punto. Ok, però intanto glieli devi garantire, sì. Gli devi mettere lì, questi stanno qua, qualsiasi cosa succede, sono tuoi. Se Garcia si dimette, quei soldi lì non ci stanno più, giusto? Resta. A Garcia si dimette? No. È quello il punto. L'unico che si è dimesso è stato Luis Enrique. No, se n'è andato, ha salutato tutti. Sì. Ha lasciato i soldi sul piatto. Ha preso la bici e non è tornato più. Insieme con Tini ignorante è andato esatto. Via. Però io torno a ripetere. Allora facciamo un altro discorso, ok? Quanto conviene oggi alla Roma cacciare Garcia e quanto conviene a Garcia non restare nella Roma? Chi c'ha più, come posso dire, un margine di rimetterci qualcosa? La facciamo tra due minuti la riflessione, Mimmo? Quando te pare e con chi te pare. Ok, con Ubaldo, mi piace Ubaldo. Mimmo, non c'è Mimmo, che cosa è successo? È andato via. Mimmo è andato via e non ritorna più. No. Ah, quella sai, A Pausini ti è sempre piaciuto. Sì. Tu sei stato special guest al concerto, no? Special, sei salito. Sì, sei salito sul palco. Mi sono illuminato lo special. Hai fatto esatto. Hai acceso gli special, come si diceva una volta. Mimmo! È andato via e non ritorna più, ti attacchi bellamente. Allora ci stavi a tira sentire. forte. Arca vacca, ci siamo lasciati con la questione l'annosa, o meglio giustamente Marco l'annosa? Bravo, proprio quello, proprio lui, con la questione quanto conviene alla Roma, a chi conviene esatto, più che altro ma chi ci rimette di più? Chi ci rimette di più? Ma non capito, qua si fa sempre discorsi personali, poi chi ci rimette è la Roma, la Roma intesa col il tifo, la Roma ci rimette assolutamente, sì, però siccome vedi un palco è giovedì, l'errore più clamoroso sarebbe non mettere tutto a posto giovedì. Ah, certo. Io dico giovedì è così, bene, punto. Non è che poi se demo rivedere, demo riparlare o fa cose di questo genere, perché abbiamo visto come altre squadre, quelle che sono o che fanno da riferimento per Garcia, segnatamente la Juventus, già si sono apparecchiate qualche cosina per la prossima stagione. Hanno preso Dybala e Khedira, che non saranno Messi e Neymar, ma comunque insomma li vai a inserire in un discorso già di squadra collaudata, ti danno una bella mano. E allora se tu stai ancora per te tempo a capire chi deve essere preparatore, chi deve essere dottore, chi deve essere allenatore, chi è vice allenatore, cose di questo genere, a giugno inoltrato, beh insomma sarebbe un grosso problema. Allora giovedì per cortesia risolvete tutte le vostre cosettine. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, dentro o fuori, chi c'è o sta, ci rimane, se no, prego, quella è l'uscita. Siamo tutti d'accordo su questo, no? Sì, però anche nel mettersi d'accordo ci deve essere convinzione, non d'accordo perché sei costretto a metterti d'accordo, no, perché la condividi. Assolutamente sì, infatti, ma lo so, d'accordo. Perché tanto prima o poi riescono, il percorso è lungo. No, ma io però quando dico si devono mettere d'accordo vuol dire condivisione, vuol dire accettare. Insomma le condizioni, diciamo così, no? Ma da parte di tutti. Allora in queste ultime ore si è sviluppato molto il discorso riferito a quello che potrebbe essere il budget della Roma sul mercato, no? Insomma si è ricordato come nella passata estate era stato di 15 milioni di euro, poi dopo quella cifra lì non tiene conto delle cessioni, di quello che tu puoi ricavare spostando i tuoi giocatori, no? E di conseguenza non significa questo che la Roma spenderà 15 milioni per il mercato, no? Significa semplicemente che c'è comunque una base sicura di 15 milioni, questo era riferito allo scorso anno. Io immagino che, bene o male, la cifra per il prossimo calciomercato sarà questa, ok? Che poi ci sarà da mettere a posto qualche cosa, e se quella è la cifra... Forse un po' di più, Mimmo, però, perché comunque... Ma ricordando anche che ti sono entrati... A
attraverso la Champions League 2014-2015 ci sono entrati 49,2 milioni di euro. Esatto. E poi per la Champions 2015-2016 tu hai garantito bene o male gli stessi soldi. Sì. Oggi noi sul Prestigioso abbiamo pubblicato una tabella che insomma può aiutare a capire che cosa significa realmente partecipare alla Champions League. Cioè, qualificarsi, tot, ogni partita, tot, qualificazione agli ottavi, ai quarti, la divisione del market pool, l'incasso al botteghino, cioè sono tanti tanti soldi, ok? E quindi sono su quei soldi lì tu puoi fare affidamento, sì, forse anche sul mercato, ma proprio anche, come posso dire, per la vita della società, perché tu hai un monte di stipendi importante e cose di questo genere. Però diciamo che avendo visto come sono andate le cose negli anni passati, parlo di gestione americana, gestione Sabatini, eccetera, eccetera, è facile prevedere che comunque qualche cosa in uscita di importante ci sarà, siamo d'accordo su questo, per forza di cose. Ma questo però non significa che qualora dovesse partire insomma un giocatore eccellente, chiamiamolo così, poi non arriverebbe un altro altrettanto eccellente. Insomma, fino a questo momento mi sembra che, come posso dire, Sabatini avrà anche toppato qualche giocatore, perché l'ha detto lui, non lo sto dicendo soltanto io, però insomma ha sempre movimentato il mercato con cifre abbastanza importanti che non fanno, sì, o che non facevano riferimento al cosiddetto budget dei 15 milioni. E ha sempre detto Mimmo che la Roma ha due mercati, cioè nel senso ha il mercato quello dei giocatori tra virgolette normale, che può essere Keita, Gervinho, lo stesso Nainggolan, e poi c'ha un mercato che possiamo inserirlo nel mercato dei Dodò, quel mercato che tu dicevi prima, anche i vari, sì, Berisha, che però non ha portato tanto a livello tecnico. Beh, Marcos e Dodò. Aspetta, fammi riprendere fiato però. Oh. Scusami. Fammi riprendere fiato, che so, sente che c'è un po'. Parinite, che c'è? No, non so. Però c'è insomma un po' di casino qua dentro al naso, allora ti faccio riprendere fiato. Aspetta, che ti faccio riprendere fiato. Eccolo Mimmo. Ecco, sì. Stavamo dicendo, in riferimento a tutte queste cose qui, che è abbastanza, come posso dire, è normale che poi ti capiti di prendere Marquinhos, lo paghi 2 lire e te lo rivendi a tanto, no? Però non è sempre stata così. C'è un elenco lunghissimo di investimenti, ovviamente non a grandissimo prezzo, questo sarei un bugiardo se lo dicessi. No, cioè, però ce ne sono ricordati tanti e tanti. Esatto. Giovani calciatori che sono stati presi, sono stati spediti nella primavera, la maggior parte di loro, no? E che poi non hanno avuto quel rendimento che magari la Roma si aspettava. Ed è sotto certi punti di vista, io l'ho sempre detto e lo confermo in questa circostanza, è giusto fare questo tipo di investimento. Cioè, anche se il nuovo Ibrahim, cioè Berisha, è risultato un fallimento totale, però era giusto prenderlo in quel momento a quella cifra, perché dici io ci provo e vediamo quello che succede. Magari è un po' meno giusto se è vero, come insomma è stato riportato da tutti i siti specializzati di queste cose, ad esempio mi sembra un po' più, come posso dire, azzardato spendere 2 più 6 per un ragazzo che si chiama Sergio Diaz del 98, magari sarà il Messi della fine dell'anno, degli anni futuri, ma insomma come posso dire, la speranza, il desiderio è quello che questi soldi, se ci sono, vengano spesi in un'altra maniera. Però tornando a quello di giovedì, non si può andare oltre giovedì. Pallotta magari dirà guarda, se fa così mi sembra abbastanza chiaro che poi il presidente in qualche modo detti la linea. Devo dire anche un'altra cosa, ha creato un'attenzione enorme Garcia annunciando questo incontro, no? Su una cosa che in realtà è normale, o quantomeno dovrebbe essere normale. La Roma è un po' meno normale, un po' più atipica, perché il presidente sta dall'altra parte dell'oceano e quindi di conseguenza non è così automatico. Ci vediamo domani mattina in sede e facciamo il punto della situazione. Si fa il punto della situazione da altre parti. Io devo dire, visto che comunque era a Londra, mi chiedo, avete notizie voi, perché non a Roma? Perché non si vedono a Roma? Non lo so, cioè proprio la mia curiosità, cioè, ma proprio così.
Però si vedranno, si vede il presidente, il direttore generale. Che, importante che si vedano me. Sì. Sì, sì, no, ma tu ti rendi conto noi da quanti giorni ormai stiamo parlando di questo faccia a faccia, di questo rendezvous di Londra, quando magari in altre società sono cose che avvengono tutti i giorni in maniera normalissima. Si è creata una grandissima attenzione ed è stato Rudy García a crearla. Allora torniamo alla domanda di inizio collegamento, Ubaldo. Tu hai capito perché lui ha messo, cioè, domande facile. Secondo te Rudy García è un coglione? No. No. È uno che conosce un pochino il mondo del calcio? Sì. Sì. Quindi se se ne è uscito in quel modo, non è che gli è partito un colpo. Siamo tutti d'accordo? Certo. Quindi l'ha voluto dire quelle cose. Che poi dopo, a distanza, non so, di qualche ora o il giorno dopo, qualche giorno. Ma lui c'ha il suo vizio No, ma lì è peggio ancora, però, Mimmo. È un po' che si rimagna un pochino. Mimmo, però è peggio, Ma certo. Ma è normale che è peggio. Ma hai detto il contrario. Cioè non è... la domanda è ancora quello. No, ma quello che ti volevo domandare, Mimmo. Ma perché? Ma all'interno, beh, ormai le squadre non si vedono più, vanno in vacanza. Però all'interno della squadra, secondo te, o i giocatori, tanto non si ritrovano, no? Che è successo? Ma guarda, come l'hanno letta, secondo te? Lui avrebbe avvisato alcuni di questa sua uscita, alcuni dei giocatori. E fosse vero questo, mi piacerebbe sapere chi è stato avvisato. Appunto. E capire poi per quale motivo è stato detto a Tizio piuttosto che a Caio, cose di questo genere. Quindi facciamo conto che lui non l'aveva detto a nessuno, se non magari ai suoi più stretti collaboratori, cioè Bonfar, Fischio, questa gente qui. E credo che nel momento in cui un calciatore se ha un po' di amor proprio, sente che il proprio allenatore dice con sta squadra io non ci faccio niente, e ben forse bene che ci variamo secondi, io insomma giocatore non è che ci resterei molto bene, no? Però poi credo che non esista più la figura del giocatore che pensi a queste cose, piuttosto esiste la figura del giocatore che pensa soprattutto ai propri interessi. Per cui se tu c'hai un allenatore che pensa questo, c'è il procuratore che ti spinge, vabbè, alla se ne andiamo da un'altra parte, tanto qui da sotto le sue si creano problemi su problemi, altre cose, eccetera, eccetera. Quindi ritorniamo sempre alla domanda originaria, Ubaldo, ma perché l'ha fatto Garcia? Che non lo sapeva che si sarebbe scatenato tutto questo putiferio? Sì. Sicuramente. Perché allora? Non lo so, io ci sto pensando, ovviamente non è in cima ai miei pensieri, però ovviamente essendo il mio lavoro ci penso spesso per riuscire a capire qual è stata la molla. Secondo me lui spera di fare non lo so. Facciamo delle ipotesi. Io spero che lui voglia fare una mi piace pensare che lui voglia fare una Roma migliore e pensa che ci marcia parti così parte. No, lo so. Certo che c'è tira. Se è un presuntuoso meglio così, perché i presuntuosi comunque alla fine poi almeno prendono delle scelte. No, ma la cosa da presuntuoso in che senso? Scusami, no, Luca, non ti seguo. Perché, beh, guarda, legandoci le parole di De Sanctis di ieri, quando lui dice sì, qualcosa forse abbiamo sbagliato. Vabbè, anche le fine stagione al campionato finito del calciatore valgono valgono zero, cioè, però qualcosina poi alla fine l'ha detto, cioè io ipotizzo che lui voglia avere maggiori poteri all'interno della sfera che gli interessa, ovvero anche la sfera che può essere la sfera medica, lo staff medico, evidentemente ha il sentore che verrà modificato, cambiato, defenestrato tutto quanto, e quindi vuole pesare di più, che il suo pensiero pesi di più all'interno della società, che venga ascoltato su questo tema. Esatto, ma poi ti commenti che questo non sia accaduto nei mesi passati, cioè io la Roma è una società talmente atipica dove c'è sta qualcuno che dice tutto per conto suo e un altro che deve Infatti Mimmo, questo te volevo domandare, no? Diciamo, ma io sto stretto rapporto con l'allenatore, no? Vado al campo, condividiamo la stessa attività, no? Se tu in una parte, io negli uffici, però sto lì, quindi con te me condivido ogni momento, ogni pensiero. Ma è possibile che gli è sfuggito alla dirigenza un pensiero del genere dell'allenatore? Certo, non credo. Anche questo. Non credo, sarebbero dirigenti non capaci. Non posso pensare che Roma non abbia dirigenti capaci. No, appunto. Allora vuol dire che lui ha bleffato fino adesso?
Ma secondo lei il Garcia sta bluffando? Questo ma non lo so, ma per come fa a trovare impreparata la società allora? Ma non è che è una colpa la società, Cioè, nel senso, cioè, come fa un allenatore uscina con questo tipo di dichiarazioni? E tu giustamente mi direi, ma dove vuole arrivare? Ma infatti quello è il punto. Il punto è soltanto quello. Qual è il fine? Cioè, il fine giustifica i mezzi, diceva un amichetto tuo Fiorentino, te lo ricordi, Luca? Però in tutto questo no, Mimmo no Machiavelli Mimmo in tutto questo però poi ci stanno pure mezzi e mezzi In tutto questo però un minimo di autocritica tu l'hai letta no mai fatta immediatamente detto al collega di Luca Sabatino e alla dottoressa Catoni sabato dopo la conferenza ha detto delle cose che non stavano non reggevano il fatto che tu non ti sei preso la minima responsabilità per quello che è successo, comunque è da sottolineare in negativo. Sì. E se c'è stato uno che ha parlato di scudetto è stato lui, nessun altro, i tifosi non hanno mai parlato di scudetto, né i giornalisti hanno parlato di scudetto. Però lui queste cose se le ha dimenticate o ha fatto finta di dimenticarsi. Lui è molto 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 più sveglio di quello che si possa credere. Attenzione. Molto, molto, molto più sveglio di quello che uno possa pensare. C'ho una paura, Mimmo. No, io non c'ho paura. Io sì. C'è testimone il professor Davide Rossi, credo si può nominare, no? Certo, c'è accidente. Chi è? O chi preso, non mi ricordo, vabbè, però. Dopo un giorno di ritiro a Riscone di Garcia, ve lo ricordate? Sì. Io definì un bel paraculo Garcia. Dopo un giorno. Paraculetto, ha detto. Paracul. Dopo un giorno di ritiro. Perché lo vedi subito. E lui adesso sta. Secondo me si sta a giocare una partita. Proprio. Vediamo che succede. Io ho fatto una mossa. Vediamo adesso quello che risponde il mio avversario. In questo caso inteso come la dirigenza. È chiaro che. Ma l'avversario non lo devi trovare dentro casa. Ho capito, ma lì ci sono degli interessi, Ubaldo. Sì. L'interesse dell'allenatore è evidente che c'è. Io non so quale sia. Faccio fatica a pensare che sia il bene della Roma. Se tu pensi soprattutto a te stesso prima che alla Roma. Perché non hai mai detto io ho sbagliato. E allora quando si portano i calciatori e non te portano Higuain che rappresentano, non si sa bene se il dorato, sto sogno che tutti a Roma hanno e abbiamo, mi permetto di dire, però poi non di non mi serve il calciatore da 25 come ne servono 5 da 5 se no di che stiamo a parlare? Allora una volta dai ragione a chi ti compra Dumbia e un'altra volta ti arrabbi perché magari non te comprano il giocatore che vuoi te, arrivi sicuramente secondo e quindi sei Juventus irraggiungibile. Troppe cose non mi tornano, troppe non mi tornano. Allora io non voglio saperle tutte, non voglio sapere tutta la verità, chi ha bleffato, chi sta bleffando, chi c'ha ragione e chi c'ha torto, però la mia speranza e l'invito che rivolgo in qualche modo via etere ai dirigenti della Roma, all'allenatore della Roma, giovedì chiudete subito la faccenda, nel senso dell'altro chiudete, cioè da venerdì mattina si deve cominciare in qualche modo, con Garcia benissimo, senza Garcia si riparte senza Garcia, però la Roma non è che possa aspettare di sapere, di capire i giochetti di questo, di quell'altro, non si può fare, per una sorta di rispetto prima di tutto nei confronti della gente, dai. Facciamo il pronostico secco e ci salutiamo, giovedì A. va via Garcia, B rimane con più potere. Io ce la faccio di A o B. Io ti dico Garcia se ne va a che titolo? Cioè molla sul piatto da bilancia 17 milioni di euro lordi. Cioè, pensi, ci stai pensando a sta cosa o no? Sì, no, certo che ce l'ha. B, la Roma caccia Garcia, bene. La Roma dà a Garcia 17 milioni di euro lordi e poi ne devi pagare altrettanti per un altro allenatore. Oh, detta così, sai come va? Bella stretta di mano. Bella boisserie, bella e se rimaniamo tutti a posto. Se vediamo a Pinzolo. Se vediamo a Pinzolo. Ah, Mimmo, fatte conto. Fatte conto. Ma che fatte conto? Che la luce si spegnò. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. Ciao Mimmo. Ciao.